Buon sabato a tutti i radio web ascoltatori da parte di Massimo Penso. Domani ci sarà Atalanta-Roma, una partita difficilissima, in una scala di difficoltà da 1 a 10, sicuramente a 10. La Roma affronterà una squadra in salute, forte fisicamente, tecnicamente e mentalmente. L'Atalanta in questo momento è un rullo compressore, vanta il miglior attacco della Serie A e con Zapata è capocannoniere al pari di Ronaldo. Nelle ultime 7 partite ha vinto 6 volte e pareggiato una con la Juventus. Un cammino da scudetto. Sul suo campo, oltre al pareggio 2-2 con la Juve, hanno pagato dazio l'Inter, che è stata seppellita sotto 4 gol, e la Lazio. Ci vorrà la migliore Roma della stagione per uscire indenni dallo Stadio Azzurri d'Italia. Una Roma tonica, cinica e cattiva per 90-95 minuti. Personalmente sono fiducioso perché nelle ultime partite la Roma sembra aver invertito marcia. È vero che solo poche volte è riuscita a non prendere gol, ma è anche vero che in fase realizzativa ha una media di 2,5 gol a partita. È necessario che la Roma aumenti l'attenzione e non cada nei soliti errori di concentrazione. E forse si riuscirà a uscire indenni dallo stadio dell'Atalanta, uno stadio difficilissimo, come ripeto, però io sono fiducioso. E l'importante è che la Roma dimostri sempre questi continui crescita, progressi che ha già dimostrato nelle ultime 3 o 4 partite. Poi dopo il calcio si sa, può essere deciso anche da un episodio. Comunque, forza Roma.